L'accordo tra INAIL e IIT è un accordo molto importante. Si tratta infatti di una collaborazione che punta a sviluppare ricerca e messa a punto di dispositivi che affrontano il tema delle esigenze di riabilitazione e di risoluzione di problematiche motorie per diversi tipi di disabilità motoria, amputati e persone, diciamo, paraplegiche. Il contenuto di questo accordo è un contenuto che si sostanzia nella messa a disposizione da parte dei contraenti dell'accordo di laboratori, personale scientifico, risultati della ricerca, macchinari da parte fondamentalmente di IIT e competenze cliniche e scientifiche da parte dell'INAIL per raggiungere l'obiettivo che ho appena descritto. È un accordo importante anche sul piano della dimensione economica, perché parliamo di un investimento complessivo di circa 11-12 milioni di euro che si svilupperà nell'arco di 3 anni. Mi sembra che questo accordo tra l'INAIL e l'IIT sia anche molto importante evidentemente per le ricadute che ne deriveranno e che si possono valutare su 3 piani. Il piano dei pazienti, che evidentemente attraverso queste strumentazioni che metteremo a punto saranno in grado di ritrovare una vita sociale piena, che evidentemente è un obiettivo importantissimo per noi. Sul piano della collettività, perché questo permetterà di ridurre i costi dell'assistenza e quindi anche di migliorare la sostenibilità del sistema di welfare nazionale. E poi sul piano del sistema industriale, del sistema economico paese, perché in questa maniera il sistema industriale dovrebbe raggiungere un'eccellenza, quindi una leadership sia a livello nazionale che internazionale, sia pure in un ambito specifico della robotica, contribuendo al miglioramento dell'immagine complessiva del paese e, diciamo pure, anche della sua bilancia commerciale. Per l'IIT, per l'Istituto Italiano di Tecnologia in particolare, è un passo molto importante nell'obiettivo di raggiungere la sua missione. L'istituto, che è operativo dal 2006, conta circa 1.200 persone, di cui 1.000 scienziati, che operano nella sede principale di Genova e in altri 10 centri della rete distribuiti sul territorio nazionale, in collaborazione con le principali università e istituti di ricerca. La missione dell'IIT, come accennavo, è proprio quella di raggiungere da un lato l'eccellenza scientifica, e questo è dimostrato dal fatto che l'IIT è già oggi, dopo 6-7 anni di vita, è già uno dei primi 400 istituti di ricerca al mondo. E poi l'obiettivo è anche quello di trasferire però i risultati della ricerca al sistema industriale, quindi il famoso technology transfer, che è uno dei due pilastri su cui si regge appunto il progetto dell'Istituto di Tecnologia.